L'Aquila cita Fantasma e mi sono ricordato che Fantasma è oggi una parola molto sociale. Il fantasma è il senza casa. C maiuscolo, A maiuscolo, S maiuscolo, E maiuscolo, tutto maiuscolo, ma una realtà di intervento minuscolo, a copertura di un intervento minuscolo. A nessuno sfugge la differenza fra riavere la città dove si è vissuto, dove sono cresciuti i nostri nonni, dove sono cresciuti i nostri figli, e andare ad abitare in una casetta, per quanto confortevole, periferica, con una parabola, chiusi ciascuno nel suo mini mondo domestico. Sono stati fatti, secondo me, dei gravi errori, tanti errori. L'Aquila ha il diritto di continuare ad esistere, vivere. Cos'è quello che vedo negli occhi degli aquilani che guardano quelle macerie e girano l'intorno? È una rassegnazione momentanea? È il segno di un'impotenza che si sta impadronendo per loro? È un segno di resa? Io vorrei che questo non accadesse. L'Aquila è un esempio purtroppo di un paese sempre più impoverito, sempre più con le pareti che crollano. Ma mi sembra che gli aquilani abbiano la testa dura e quindi spero proprio che non si arrenderanno mai. E voi dovete avere il coraggio non di restaurare, di ricostruirla questa città. Siete aquilani, porca miseria, siete abruzzesi, e fatelo, no?